Mi hai detto che dalla terra degli abitatori dell'orizzonte tu hai preso un pigmeo capace di danze divine. Vieni al nord, al mio palazzo, e portamelo subito. Dalle donne della mia famiglia ho ricevuto il tempo. Tempo dell'apocalisse, tempo della trasformazione. Il viaggio nel tempo liquida, una vita liquida. Dalle donne della mia famiglia so com'era il mondo. Togliere le scarpe quando c'era fango, l'acqua del pozzo, il canto. E si abbracciavano spesso nel buio e nel vento, in giro tondo. Famiglia ho ricevuto il dono, il segreto del silenzio e la potenza dell'immaginazione. Il viaggio nel tempo è liquida, una vita liquida. Dalle donne della mia famiglia so com'è profondo. Legame con il bosco e con il cielo che di bugie si veste il nero. E che amavano stare dentro gocce di sale in fondo al Eccoci qua, Liquida, Liquida, questo brano di Susanna Parigi che è stata un emblema per un grande momento per parlare di donne e noi abbiamo Susanna Parigi. Ciao Susanna, buona giornata. Buona giornata a voi, ciao. Ecco, beh, è una giornata particolare quella, l'abbiamo, si celebra, è forse una parola sbagliata, si parla più di donne, del cambiamento delle donne, ovviamente anche dell'aspetto della violenza della donna. Tu sei stata una che conservatorio, ti sei affermata soprattutto nel campo della musica. Ecco, come vedi questa giornata? Da che ottica la vedi? Sì, nel tutto il mio lavoro praticamente come cantautrice, dal punto di vista della cantautrice, della scrittrice, ho dedicato gran parte del mio lavoro proprio al tema della donna, davvero, forse fin dal mio primo CD. E quindi ci sono dentro fino al collo, come si dice, no? E penso che ben venga il movimento, ben vengano le manifestazioni, credo poco negli slogan, credo non tantissimo negli striscioni, però vanno bene. Per sensibilizzare, diciamo che credo che i problemi grossi stiano da un'altra parte e che poche persone ne parlino, forse perché sono impopolari, è impopolare dire alcune cose, ma è un problema pesante, cioè morti così frequenti di donne in un paese significa che questo paese ha dei grossi problemi, grossi problemi. E non so se se ne rende conto. Se ne rende conto, viste le manifestazioni, alcuni se ne rendono conto, specialmente anche le donne se ne rendono conto, ma anche tanti uomini che poi affiancano le donne in questa, diciamo, in questo movimento di sensibilizzazione. Ma se c'è da sensibilizzare le persone su un tema banale come questo, primo,
no, lo diceva, non si uccide, prima cosa, non lo so, cioè, non è, capisci che siamo a un revival tribale, no? Non so se mi spiego, no? Io dico che i problemi stanno a monte. Cosa vuol dire che stanno in una zona di cui non si parla? Perché tu puoi sensibilizzare quanto vuoi, no? Ma se devi sensibilizzare delle persone su un tema così banale, vuol dire che qualcosa sta andando storto da anni, e cioè che delle persone stanno crescendo in una maniera sbagliata, o se non altro in un sistema che non va bene, dove c'è qualcosa che non funziona. Allora, la prima domanda da farsi, scusami se sono schietta, netta e secca in questo, ma la prima domanda da farsi, e non è popolare, non è affatto popolare la domanda che io mi faccio, è questa: questi ragazzi che poi diventano assassini e sono talmente deboli da non sopportare neanche di venire lasciati o una separazione, no? Perché questo significa essere molto deboli. Da chi sono stati cresciuti? Cioè, la loro mamma che cosa gli ha raccontato? Cosa gli ha detto quando sono cresciuti, mentre li educava? Questa è la prima domanda che mi faccio, e non è popolare, perché tu dici allora dai la colpa a una donna. No, non è vero, perché so benissimo che dopo i figli crescono e è l'ambiente anche molto che li influenza. Però cos'è che educa una persona? Tu cosa pensi che educhi una persona? Quali sono le cose che educano una persona? Però scusa Susanna, perché secondo me adesso c'è un discorso molto alla base, che secondo me è molto importante, anche quello che dicevi, cioè al di là la violenza ormai è diffusa su tutti i campi, perché noi vediamo anche delle immagini, ovviamente oggi parliamo di donne, però ieri abbiamo visto casi addirittura di torture tra ragazzi, no? Ecco, probabilmente il discorso generale è proprio nell'educazione a tutto tondo. Esattamente, guarda, ci stavo arrivando, esattamente questo, perché quello che stavo per dire, esattamente questo. Una persona come si educa? Lo educa la famiglia e la scuola, per certi versi la società, quello che vede. Quindi se è una persona, tutti siamo ricettivi, tutti quanti, per cui quello che vedi impari, quindi queste sono le tre cose che educano una persona. Non tutto può fare la famiglia, lo stai dicendo tu, è verissimo. Allora, quando una persona, sono le tre domande che io mi sono fatta, quando una persona entra poi nella società, subisce un'influenza potentissima. È questa la domanda da farsi, veramente importante. Ecco, perché questa violenza che tu dici e che senti è verissimo. Cioè, non per niente io l'ho chiamato revival tribale, no. Proprio perché ovunque tu vai noti, se solo hai un minimo veramente di sensibilità, noti una predisposizione alla rissa, quasi un aspettare a gloria di fare violenza, proprio tu lo percepisci nell'aria. Ecco. Allora io mi faccio delle domande, e la domanda, che non è neanche tanto domanda, è questa: io vedo e ho visto, e scusami se dico questo perché non so neanche se lo posso dire in trasmissione, però purtroppo ci credo tantissimo, e tu mi potrai dire che sono ingenua, ingenua nel senso che quello che io sto per dirti non può avere tutto il potere, tutto questo potere, eppure ti dico che i mezzi di comunicazione, specialmente la televisione, sto parlando specialmente della televisione che entra in tutte le case, da 30 anni ha lobotomizzato i cervelli delle persone in maniera drammatica, e tu oggi vedi per la strada tutti i figli di Maria De Filippi, tutti. Però scusa una cosa, perché il tema è molto importante, anzi devo dire, adesso noi abbiamo Vincenzo Ritacca, che ha prima parlavamo
della sua società e si rivolge praticamente ormai a 500 ragazzi, no? Di più o meno l'età, eccetera. Ragazzi che ovviamente crescono a livello sportivo, ovviamente immagino non ci sia discorsi, violenze, eccetera, c'è proprio nella tranquillità e nella serenità. Quello che secondo me e credo che poi l'obiettivo generale, e poi vabbè, possiamo parlare delle famiglie più disgregate, eccetera, però l'obiettivo generale è quello comunque di fargli una crescita normale, una crescita nella logica e nella legalità. Quello che secondo me è forse è il tasto, che sono intervenuti nell'ambito della nostra. Nel nostro tempo, nella nostra crescita, degli elementi che noi facciamo fatica a controllare, E cioè quali sono? che probabilmente sono proprio tutti questi aspetti legati ai mass media, eccetera, che non sono solo perché ormai, secondo me, facciamo fatica a starci dietro, perché io vedo i cellulari, per cui tu puoi avere un'apertura su un mondo diverso che è enorme, no? I giochi di vario tipo. Noi prima, quindi tu attraverso quello che può essere il tuo elemento normale, puoi avere contatti con 50.000 mondi senza che gli altri se ne accorgano. E l'influenza è molto alta. Certo, guarda, hai ragionissima, hai ragione, ma guarda, c'è da dire poco nel senso, hai ragionissima in questo, però c'è da dire molto poco in quanto in passato hanno detto tanto grandissimi scrittori, grandissimi sociologhi, quindi, ed è questo, un paese che distrugge a picconate la cultura, dopo non si può lamentare di quello della violenza, non si può lamentare dell'imbarbarimento. La scuola è devastata. Questo io sono insegnante, te lo posso dire, insegno canto pop nei conservatori da anni, quindi non lo dico, basta leggere i giornali, basta leggere e sentire i commenti dei genitori, vedere l'istruzione di questi ragazzi che non sanno scrivere. Non te lo dico io, cioè io vedo le tesi dei ragazzi perché le devono fare insieme, devono studiare tante materie, devono fare anche una tesi finale, non sanno scrivere. Quindi la scuola è devastata, il ruolo dell'insegnante, che per certi versi è anche, sarebbe come un infermiere, no? Se vuoi, come un dottore, come un chirurgo, nel senso che appunto le nuove generazioni vengono educate dalla famiglia e dalla scuola, no? Quindi il ruolo dell'insegnante sarebbe un ruolo importantissimo e sempre più delegittimi, buonanotte, nel Delegittimato. senso, esattamente. Esattamente, tant'è che alcuni insegnanti, tanti insegnanti hanno persino paura di parlare perché al di là dei gesti violenti, ma essendo precari, hanno sempre bisogno che l'allievo parli bene di loro. Per cui è un gatto che si morde la coda, no? Un insegnante precario non può insegnare bene. Non so se mi spiego. Quindi la scuola è sempre più in discesa verticale, quindi questa viene a mancare. Viene a mancare il mezzo culturale per veicolare gli istinti violenti che da sempre l'uomo ha, da sempre. Tu qualsiasi cosa leggi, leggi i greci, leggi i latini, leggi. È sempre stato così, l'uomo ha queste pulsioni, no? Allora, soltanto, e non sono io a dirlo, puoi leggere Lorca, García Lorca, puoi leggere chiunque, tantissimi, quindi dicono solo la cultura riesce a spegnere in qualche modo, a razionalizzare o a veicolare in modi non drammatici questa Certo. violenza insita nell'uomo. Ecco, Certo. quindi questo è il serio problema. E l'altro problema sarebbe come
ora dico un'eresia, una cosa enorme, una cosa impossibile da fare perché non la si vuole fare. Questo tipo di televisione, allora, tu vieti l'alcol, tu vieti le droghe, perché fanno male al corpo, fanno male alla testa. Tu dovresti vietare questo tipo di televisione. O perlomeno mettere come nel pacchetto di sigarette, fanno male. Fanno seriamente male, ma seriamente male, perché trasmissioni continue a tutte le ore del giorno, dove veicoli, bambole rifatte, già dai una immagine della donna perdente in assoluto, perché una donna che vive rifacendosi il corpo in funzione di piacere a un uomo è una donna perdente, perdente fin dall'inizio. Poi, dove veicoli la tamarraggine, la non cultura, ragazzi che tutt'al più parlano con un massimo di 100 vocaboli, no? Dove veicoli la rissa continua, dove il litigio paga, dove non paga l'ascolto, non c'è ascolto, le persone sono egocentriche, dove c'è egocentrismo, esibizionismo, non ci può essere ascolto, tu trasmetti e propagandi una società dove tutti stanno male, perché la parola chiave per stare bene al mondo è fiducia. Dove vivi e non puoi avere fiducia nell'altro, affidarti all'altro perché non c'è ascolto, perché l'altro non ti capisce, non è in grado di capirti, non ha la cultura né la pazienza né il silenzio per poterti capire, tu vivi male. Certo, questo è sicuramente vero e io credo che appunto oggi sarebbe una giornata di riflessione da fare. Vincenzo, vuoi dire qualcosa? No, volevo dire che mi trovo, scusa se ti ho interrotto, mi trovo perfettamente d'accordo con questa signorina, che non ho il piacere di conoscere, anche perché io resto letteralmente allucinato e senza parole quando ci sono delle trasmissioni televisive dove si vanno a intervistare i giovani o in discoteca o in spiaggia qualche parte, per le risposte che ti danno, cioè abbonda il turpiloquio, abbondano le parolacce, non sanno né parlare, non hanno informazioni sul mondo che li circonda, e quello che è terrificante è che tutti questi ragazzi poi vanno a votare. C'è una roba che mi fa star male, e sono in giro, certo. E sono tra noi, terrificante, non perché terrificante. Noi però voglio dire, perché forse abbiamo sbagliato io sono anni che sostengo che il male del secolo, sebbene sia molto più pubblicizzato, quello non è l'AIDS ma l'ignoranza, perché sì. È una roba spaventosa. È che purtroppo siamo colpevoli noi, la nostra generazione, di questo in parte siamo colpevoli, perché li stiamo tirando su. Cioè io dico, quando mio padre andava a sentire dal professore come andavo, era buio per me, era pesto buio. Adesso il genitore va là ed è buio per l'insegnante. È l'insegnante che rischia, che non capisce niente perché non è in grado di insegnare. È verissimo, è così. Sì. Susanna, io ti ringrazio, ma ci sentiremo ancora per parlare, insomma, oggi. Ma io ti volevo chiedere, tu come sportiva hai praticato sport? Guarda, non mi chiedere niente, perché io ho fatto tantissimo nuoto, ma non sono una sportiva. Nuoto? Beh, comunque nuoto... Tanto nuoto sì, l'ho fatto. Però è tifoso del Bologna sicuramente. Tifoso del Bologna, oggi secondo me Parigi secondo me è più un nome toscano. Sì, infatti io sono fiorentina, ma guarda, sinceramente non ho preferenze. Anche perché... Bene Susanna, io la ti ringrazio, un bacione, ci vediamo Firenze. Presto. Grazie, ciao. Ciao Susanna. Ciao, Parigi. Ciao, grazie a voi, lasciamo, buona giornata. Ti lasciamo con l'uomo che cammina dopo Firenze. Ok, va bene, ok, in ciao. Conclusione. Ciao. Speriamo di camminare anche noi, ciao.